Grande spettacolo di futsal al Pala Tricoli di Cefalù in occasione della seconda fase della Coppa della Divisione. Da una parte il Real Cefalù capolista del girone H di Serie B e dall'altro il Maritime Augusta che è la dominatrice del girone B di Serie A2 con 9 vittorie su 9 partite. Sarà una partita a ritmo di salsa brasiliana e di flamengo, visto i tanti stranieri che fanno parte delle due formazioni. Le squadre sono già a centrocampo agli ordini degli arbitri De Pasquale di Marsala e Schillaci di Enna, al Cronos Filio di Acireale. Il Real Cefalù mette in campo la seguente formazione: Montefalcone in porta e poi Guerra, Di Maria, Nuno Coco e Rafinha. Mentre la squadra del Maritime scende in campo con il portiere Dalcin e poi Zanchetta, Crema, Lemine e Ruiz. Tutto pronto per partire, la palla al centro è del Maritime Augusta. Inizia bene il Real che si presenta con un gran tiro di Rafinha parato dal portiere Dalcin. Sul passaggio di Montefalcone, tentativo di rovesciata spettacolare di Guerra. Maritime adesso in attacco ed è Ruiz che anticipa Montefalcone e la manda fuori. Al nono minuto, su azione di Blanco, il Real Cefalù conquista un calcio d'angolo. Dalla bandierina tira Guerra, mette al centro e di testa Blanco colpisce e mette la palla in rete. Vantaggio per la squadra del Real Cefalù. La reazione del Maritime è immediata, vede Ruiz che non riesce a trovare il momento buono per il tiro. Il Maritime continua ad attaccare, colpito nell'argoglio, ed è Montefalcone che diventa protagonista della partita con tantissime parate. Continua l'assalto del Maritime e Montefalcone si salva sul tiro del solito Ruiz. Maritime, tiro di Everton, parata di Montefalcone. Al dodicesimo segna Zanghetta del Maritime, ma l'arbitro annulla per una irregolarità. Contropiede del Maritime, triangolazione, ma il tiro di Zanghetta è debole. Al quindicesimo viene allontanato dal campo l'allenatore Garcia per proteste. C'è un tentativo del Real Cefalù con Lopez, il tiro diagonale va fuori. Azione pericolosa del Real con Rafinha che conquista un pallone di forza, però la palla poi viene deviata in calcio d'angolo. Punizione bomba di Zanghetta parata da Montefalcone. Un rinvio di Guerra costringe il portiere Dalcin a intervenire con un tuffo. Azione veloce del Maritime, una triangolazione, la palla a Everton, la palla a fil di palo. Il primo tempo si conclude con un tiro di Rafinha parato dal portiere Dalcin. Si va negli spogliatoi con la squadra del Real Cefalù in vantaggio per 1-0. Non sono mancate sicuramente le emozioni in questo primo tempo. Bella partita. Si torna in campo con il Maritime deciso a recuperare lo svantaggio. La prima occasione pericolosa è del Real Cefalù che ha un contropiede 3 contro 1 ma sbaglia la conclusione. Maritime con Crema, tiro di sinistro parato da Montefalcone. Maritime, azione sulla sinistra, Leandro prova di sinistro ma la palla va fuori di poco. Il Real ha una buona occasione con Zonta, ma para Dalcin. Maritime, Zanchetta di sinistro, tiro Montefalcone in angolo. Continua l'assalto del Maritime, c'è un tiro e un'altra parata di Montefalcone. Ancora Maritime, c'è un tiro dalla destra e Lemine finisce addirittura sul portiere sulla linea di porta. Montefalcone dolorante continuerà a giocare, al quindicesimo para un tiro libero di Crema. Rovesciata volante di Guerra ma c'è il portiere Dalcin che sventa.
Messi arriva al 18esimo e Maritime riesce a scardinare la difesa del Real Cefalù con un tiro violento di Leandro che batte il portiere Montefalcone. Parità 1-1. Il Maritime cerca la vittoria con un gran tiro al volo parato da Montefalcone che respinge. Si va ai supplementari. Una partita davvero agonisticamente interessante con due squadre che vogliono superare il turno. Il Real inizia col portiere in movimento, Zonta perde palla ed è Leandro che colpisce il palo e Crema che prende la ribattuta e mette in rete, vantaggio del Maritime 2-1. Tiro libero di Zanghetta ribattuto da Montefalcone. Real, gran tiro di Guerra deviato in angolo dal portiere Dalcin. Il primo tempo supplementare si conclude con una bella parata del portiere Montefalcone. Suona la sirena e finisce il primo tempo supplementare con il Maritime in vantaggio per 2-1. Inizia il secondo tempo supplementare, azione del Real Cefalù con Nuno Coco che passa a Guerra parato da Dalcin che mette in angolo. Buon momento del Real Cefalù, Rafinha conquista un pallone, tiro violento e il portiere Dalcin devia. Il Real Cefalù insiste, Nuno Coco verso Guerra di sinistro, batte il portiere Dalcin e porta la squadra in parità 2-2. Manca soltanto un minuto e 58 alla fine, ma il Maritime non ci sta al pareggio e si porta in avanti, tiro di Leandro fuori di poco. Poi c'è un altro tentativo di Crema e il portiere Montefalcone riesce a parare. Montefalcone para ancora un altro tiro libero di Crema. Mancano 30 secondi alla fine, la palla arriva a Leandro sulla destra che tira un grandissimo diagonale che batte il portiere Montefalcone. La squadra del Maritime in vantaggio per 3-2. Il Real Cefalù tenta il tutto per tutto, tutti in avanti, portiere in movimento, la palla viene persa ed è Ruiz che dalla lunga distanza mette la palla in rete, 4-2 per il Maritime. Finisce la partita, vince la squadra più forte meritatamente, però la squadra del Real Cefalù esce dal campo a testa alta, una partita molto bella che ha sicuramente divertito i numerosi tifosi presenti al Palatricoli di Cefalù.